Salve gli amici di YouTube. Come detto nell'ultimo video che ho fatto, oggi dovrei rifare questo contenitore qui, che come detto la plastica con l'officina non va d'accordo. Quando si hanno questi pezzi pesanti, questi sono tutti pezzi per l'incudine, ci vuole una scatola robusta. Anche di lamiera sarebbe troppo fragile, se acciaccherebbe, si abbozzerebbe. Allora, questa mattina li farò con dei pezzi di parquet che sono molto robusti, sono tutte tavolette di legno di rovere da 12 mm e sarà una scatola appunto che dovrà durare nel tempo. Vale poco l'estetica, l'importante è che sia robusta e che duri nel tempo. Ecco, quindi vedete tutti questi pezzi qui. Sono tanti. Sono tutti inserti che vanno per l'incudine, per fare le varie forme e via discorrendo. Ora andiamo in falegnameria e vediamo semplicemente come si può fare una scatola. Dividerò questo video perché comunque io questi lavori li faccio per conto mio, poi ogni tanto se ho tempo accendo la telecamera e li condivido per chi vuol vederli e per chi piace vedere i video. Eccoci qui, vediamo questi listelli di parquet di rovere che sono molto robusti. Questo era un parquet che è stato smontato e è poco per fare una pavimentazione, ma sono legni superiori e lavorati già con i vari incastri maschio femmina che in molti conoscono e vanno a costituire poi un parquet. Ora la misura è 40 e mettendo dei pezzi insieme, tre pezzi insieme per fare il fondo, mi darà circa 18 di larghezza e poi le sponde messe sopra così, che saranno incollate e chiodate. Poi qui saranno più abbassate, però, perché i laterali con i pezzi pesanti e quando sono molti, se è troppo profonda la scatola, dopo bisogna cercarli perché rimangono sotto. E allora è preferibile fare una scatola più bassa in modo che i pezzi si possano guardare, stanno a vista e prenderli al volo. Ecco. Le cose da fare sono poche perché lui già consente di fare dei piani. Bisognerà solo adesso nelle parti queste che accostano così, togliere la parte questa qui fresata, questa qui, per portarle col profilo paro che si possono accoppiare bene. Ecco, vedete. Dopodiché si mettono insieme e tutto fatto, non c'è bisogno di altro. Poi i laterali più piccoli, essendo 40, vengono tagliati a metà, che io qui ho già segnato, uno da una parte e uno dall'altra, e
e corrispondono esattamente alla misura della larghezza. Tolto, come detto, l'incastro, l'accoppiamento, il fondo messo sotto e i laterali chiodati in questo modo qui e non così, perché altrimenti il fondo rimane con gli chiodi così e il peso e le botte tenderebbero a scollarlo, mentre così il chiodo sarà messo di traverso e incollato e sarà più robusto. Quindi adesso vado a fare questi tagli e poi assemblerò tutto.
Questa sarà la cassetta. Ora incolliamo e inchiodiamo. Prima lo fermiamo subito qui. Come legno è molto duro questo.
Bisogna abbattere le punte per non far spaccare il legno, le punte dei chiodi. Lo rinforziamo ora con gli chiodi, altri chiodi. Ora aspettiamo che si asciuga la colla e poi la carteggiamo e la rifiniamo. Ecco, adesso ho messo due presine, visto il peso che dovrà contenere, in questo modo qui. Ora, anche se spartana, ma questa cassettina qui, state sicuri che durerà molti anni e ci sopravviverà. Quella che vedete lì in fondo
è una cassetta per i chiodi, è stata fatta 60 anni fa circa, e ancora sta lì, sempre piena di chiodi, ed è molto pesante. Eccoci qui, questa la buttiamo e rimettiamo dentro tutti i ferri. Ora si fa prima a trovarli. E la rimettiamo a posto. Eccola qui. La prossima probabilmente sarà questa qui, portamartelli, anche quella di plastica. Essendo più robusta ancora regge, ma prima che si rompe farò anche quella. Questo è un altro piccolo contributo. Arrivederci e grazie.